Ed è con questa canzone, cari amici, che vi do il buongiorno e che rinnovo anche gli auguri di buon compleanno alla cara amica Francesca Mezzati, che ieri è stata nostra ospite. Le tue mani, questa bella canzone che parla della violenza contro le donne, anzi contro la violenza sulle donne. E oggi è una puntata particolare, ve l'ho già annunciato, che sarebbe stata una mia ospite. Una dottoressa psicologa, anzi devo andare a leggere perché ci sono talmente tanti aggettivi da dire, psicologa, psicoterapeuta, criminologa e consulente del Ministero della Giustizia. E sono contento, grazie all'amico Paolo Montanari, mi ha messo in contatto con lei, voglio dare il benvenuto alla dottoressa Maria Rosaria Palmigiano. Buongiorno. Buongiorno. Ho detto tutto. Sì, mamma mia, quante grazie, cose. Buongiorno. Noi possiamo darci del tu, certo, mentre siamo certo, qua in trasmissione. Certo. Buongiorno cara Maria Rosaria, abbiamo sentito questa canzone. Mi hai detto fuori onda che comunque le parole sono molto, ma molto importanti, no? E tu in questo periodo insomma, di questa violenza sulle donne ne stai parlando tanto con anche l'amico Paolo Montanari. Sì. E tante manifestazioni, però non sono mai abbastanza, mi viene da dire, vero? No. Allora, intanto Nicola, concedimi di iniziare questa tua bellissima diretta con un ringraziamento intanto a te e in qualità, insomma, di padrone di casa. Grazie, grazie per aver accettato l'invito, perché io lo dissi a Paolo, ma perché non facciamo venire qua la dottoressa, la psicologa, che così ne parlo direttamente certo. In studio. Fa, ah beh, lei sicuramente non ti dirà di no, mi ha detto no, Paolo. Anzi, e ti ringrazio insomma per avermi ospitato oggi, per avermi qui e soprattutto ringrazio anche Paolo che ha fatto esatto. Da collegamento. Salutiamo, salutiamo, lo salutiamo amico. Speriamo che sia in onda. Paolo che da qualche anno appunto è diventato una mia spalla in questa lotta esatto. Contro la violenza nei riguardi delle donne, perché sai Nicola, c'è da dire subito una cosa, la violenza in realtà non ha un copyright di genere, nel senso che esiste sia al maschile che al femminile, certo. Però purtroppo non possiamo non tener conto del fatto che gli episodi perpetrati contro le donne sono davvero tanti. Esatto, esatto. Ed ogni occasione buona appunto per fare prevenzione, anche oggi la voglio vedere proprio come una diretta, no? Che assolutamente. Ne parlavamo fuori onda che già dall'inizio dell'anno sono stati tanti i femminicidi che sì. Sono accaduti, no? Purtroppo già dall'inizio del 2022 possiamo registrare circa 25 donne ammazzate per mano di un uomo che diceva di amarle. È vero che la violenza non si esplica e non si traduce necessariamente in un femminicidio, molto spesso quello è l'epilogo finale di tutta una serie di situazioni esatto. Che si vengono a creare, però la violenza si declina in tante forme, ricordiamo la violenza psicologica ad esempio, che è quella che non vediamo ma che lascia tantissimi danni, la violenza economica, quindi impedire all'altro di poter accedere alle finanze, no? Anche solo per acquistare una maglia, e lo stalking che sentiamo e vediamo purtroppo tantissimo, e la violenza sessuale, è ritornato purtroppo tanto lo stupro coniugale, perché tanti pensano che perché ci si ritrovi all'interno di un rapporto matrimoniale tutto sia possibile, in realtà quando manca il consenso anche lì si trasforma assolutamente, in violenza. Assolutamente, sono tutte cose che comunque ne parleremo in questa breve intervista, perché poi alle 11.30 dovrai andare per un appuntamento particolare, per una perizia e purtroppo lasciare. È il tuo lavoro insomma sì, diciamo sì, sì. Dovrai lasciarci, ma magari tornerai perché comunque grazie, molto volentieri. Sono argomenti che ci piacciono. Io ne approfitto il benvenuto agli amici che sono collegati su Nima Radio TV in questo momento, stanno già mandando dei messaggi. Saluto tutte le radio FM e web che ci ascoltano da tutta Italia e salutiamo gli amici della Toscana che ci ascoltano tramite il canale 813 di Rete Mia o in streaming. Andiamo in musica e ritorniamo subito dopo qui con la nostra ospite. Arrivano i Rodigini, prenditi cura di me. Prenditi cura di me, è una bella frase, no? Che ogni donna vorrebbe sentirsi dire dal proprio uomo e non invece...
essere trattata male, come purtroppo in alcuni casi vediamo. E ti faccio una domanda, visto che sì, si parla di psicologia, nel periodo di pandemia gli psicologi hanno lavorato tanto, se non sbaglio. Anche dopo. Anche tant'è che è stato dato anche un contributo, se non sbaglio. Sì, è vero, un bonus. Un bonus dallo Stato. Sì. E le violenze comunque sulle donne sono aumentate a dismisura, certo, all'interno dei muri di casa, se non sbaglio, no? Sì. Purtroppo possiamo e purtroppo registriamo, no, un aumento importante dei casi di violenza contro le donne nel periodo pandemico, perché appunto la pandemia ha costretto le persone a rimanere a stretto contatto. Certo. No? Se prima magari c'era la possibilità di uscire fuori per una motivazione o per un'altra, invece durante quelle giornate che sembrano un ricordo e speriamo che rimangano tali, no? Che, esatto, di non doverci di nuovo assolutamente, perché ritrovare un po' di paura a settembre-ottobre c'è, vero, un ritorno. L'ho sentito anch'io, Però questo periodo che ha costretto le donne ad una convivenza forzata con uomini tendenzialmente maltrattanti ha portato ad un aumento importante dei numeri. Anche solo la finestra aperta per qualcuno poteva essere motivo di discussione, anche soltanto un qualcosa fuori posto poteva essere il motivo per accendere una lite che poi poteva sfociare anche in agiti fisici. Abbiamo visto tante situazioni in cui le donne si sono rivolte ai numeri di emergenza, ma anche ai numeri legati appunto al primo soccorso, quello del 1522, che Nicola colgo l'occasione per ripetere. Certo. Un numero importante, un numero a tutela delle donne, un numero anti-stalking, antiviolenza, al quale si può accedere in modo gratuito per segnalare cosa si sta vivendo, e dall'altra parte si trova appunto del personale specializzato che può dare le prime risposte. E ritornando alla tua domanda, sì, i casi sono stati tantissimi, c'è stato un aumento importante, adesso vediamo un rientro da questo punto di vista, nel senso che i dati sono ritornati un po' nella norma, passatemi il termine, anche se poi di norma non si tratta, ovvero se da un lato possiamo dire che non ci troviamo assolutamente di fronte ad un'emergenza, perché in tanti me lo chiedono, ma siamo di fronte ad un'emergenza? No, l'emergenza è qualcosa che arriva in modo imprevisto e la si affronta direttamente, certo, tempestivamente. Noi siamo di fronte ad un problema strutturale, la violenza è un problema della nostra cultura, è un qualcosa che si protrae da tempo, ecco perché è molto importante intervenire con situazioni di prevenzione come quella di oggi e come quella che sul territorio stiamo portando avanti da un po' di tempo, perché è importante andare a decostruire gli stereotipi, andare a riformulare dei pensieri che le persone hanno purtroppo ancora nei confronti delle donne, no? Questo vedere la figura femminile come una figura destinata alla sottomissione. Certo. Non deve assolutamente essere così, ed è un lavoro di tutti, perché la violenza è un problema di tutti, quindi non dobbiamo tirarci fuori soltanto perché non siamo diretti interessati o abbiamo persone a noi care che vivono questo tipo. Assolutamente, quando noi sentiamo anche in televisione deve dar fastidio e deve assolutamente non devono accadere queste cose, è che purtroppo se ne sentono sempre di più. E voglio salutare qualche amico che sta scrivendo, ne approfitto prima di farti una domanda su un caso specifico. Luca Vitali, che è il nostro vicepresidente del Nima Fans Club, buongiorno fratellone, è una gioia immensa vederti, spero che arrivi presto sabato per vederti. E beh, ma arriva, che bello. Ormai siamo già mercoledì, manca poco. Ormai. E il nostro Luca, ciao Luca, segui la puntata. Mariangela Meri dalla provincia dell'Alessandria, buongiorno Nicola a tutti voi telespettatori, oggi è il compleanno di Emanuele Comelli, tantissimi auguri, hai ragione, ho visto anche un augurio da parte della sua fidanzata su Facebook, ne approfittiamo dopo per sentire una sua canzone. E c'è la nostra Monica Gelati, buona giornata Nicola a te e a tutti gli amici. Poi arriva anche la nostra Dora, sono gli abitué del Nima Show Live, buongiorno Nicola a te e alla tua ospite, buon mercoledì a tutti. Grazie. E poi c'è lo stesso Luca che manda un messaggio. Le donne non si toccano neanche con un fiore, le donne sono speciali, sono il nostro
esempio. Sì, grazie Luca. Grande. Mi aggancio a questa frase e poi lascio spazio alla musica per dire solo questo. Sì. Tutti noi siamo nati da una donna, esatto, e quindi le donne meritano rispetto assoluto. Io volevo andare in un caso specifico, ma lo facciamo subito dopo la prossima canzone. Visto che Luca ha parlato di sabato, ne approfitto per dare l'appuntamento alla nostra serata, dove al Centro Sociale Le Tre Torri di Medesano, serata danzante con Nicola Marchese e Monica e Maio, sabato 21 maggio dalle ore 21.30 per la grande festa del Parmadanza 2022. Breve esibizione dello staff Parmadanza, ingresso aperto a tutti, prenotazione obbligatoria, ormai ci sono gli ultimi posti a disposizione, 339-49-90-892. E ci andiamo ad ascoltare proprio una canzone cantata da me e da Monica, così ti faccio conoscere anche la mia cantante. Eccola qua, boom boom! Ed eccoci rientrati. Allora, come ti avevo accennato prima, volevo parlare di un caso particolare, che non andiamo mica tanto lontano, si parla sempre della provincia di Reggio Emilia. Tra le varie manifestazioni che avete fatto con Paolo, vi siete occupati anche voi del caso di Samanna di Novellara, no? E proprio stamattina, prima di entrare in studio, in televisione, stavano dando qualche notizia, qualche aggiornamento sulla situazione. Sì. E Samanna Bass è questa ragazza pakistana di cui non si hanno più notizie dal 30 aprile ormai dell'anno scorso. Il corpo non è mai stato ritrovato e anche le notizie che hai sentito stamattina probabilmente, insomma, anzi sicuramente dicevano questo. Purtroppo il corpo non è stato mai più ritrovato. No, esatto. Con Paolo ci siamo occupati del caso con un convegno a Novellara, quindi il paese della scomparsa appunto della ragazza, ma anche il paese di residenza, e avvalendoci del contributo di diversi professionisti. Infatti abbiamo avuto come ospite il presidente dell'associazione Penelope Italia, l'avvocato Nicodemo Gentile, abbiamo avuto un luogotenente dei ROS dei Carabinieri riconosciuto, oltre al sindaco appunto del paese, per fare il punto su questo omicidio, perché di questo stiamo parlando. Il fatto che non sia stato ritrovato il corpo non significa che non sia stato un omicidio, purtroppo. Certo. Diciamo che le indagini vanno tutte verso quel tipo di reato, e la notizia di oggi è che il fratello di Saman, che ha insomma confessato la parte dei familiari a questo tipo di delitto, è stato preso in carico dall'associazione, dalla fondazione Emiliano Romagnola, che si occupa del sostegno di chi rimane, no? Degli orfani di femminicidio. Certo. Ma non solo, ma anche di persone che rimangono e che sono vittime appunto di violenze anche trasversali, aiutandoli loro con dei sostegni economici. Quindi sì, dobbiamo continuare a parlarne, perché adesso partirà il processo nei confronti del cugino e anche di altre persone che anche sono indagate, ormai, esatto, lo zio, e quindi siamo tutti in attesa di capire. E dei genitori che sono latitanti comunque in Pakistan. Vedi, anche la cosa che io mi chiedo, come è possibile coloro che ti danno la vita, certo, ti portino a fare esatto, anche fare qui vedi Nicola il problema culturale, quello di cui esatto parlavo prima, qui la fa da padrona, perché la tradizione, esatto, è una tradizione che c'è, esatto. Non so se ne abbiamo sentiti diversi di questi casi in Pakistan che è successo. Sì, Saman è morta a causa dell'appartenenza culturale legata alla sua vita, ovvero i genitori non accettavano appunto il fatto che Saman avesse deciso di vivere all'occidentale, esatto, che avesse un fidanzato, questo, che si fosse in qualche modo allineata con i nostri usi e costumi. Anche qui, come dicevamo prima, la cultura la fa da padrona, quindi questo retaggio culturale vecchio che, esatto, ahimè, insomma. Tu parli di cultura, io dico io la definisco ignoranza in questo caso, o sbaglio? Sì, guarda, è una situazione borderline, esatto, nel senso, esatto, che esatto, molte persone vanno avanti con questo modo di pensare e poi alla fine si traduce in ignoranza, perché esatto, cosa vuoi mai? Alla fine è proprio così. Allora, io ti darei qui tutta la puntata, ormai è il nostro tempo a disposizione, il tuo tempo a nostra disposizione è terminato perché devi scappare, ma prima voglio
parlare di questo appuntamento particolare che si terrà il 19 giugno, se non sbaglio. Sì, sì, il 19 giugno, un bellissimo appuntamento organizzato dall'Associazione di Campeggine contro la violenza sulle donne, che vedrà protagonisti la consigliera regionale dell'Emilia Romagna Roberta Mori, che è anche consigliera del nazionale delle pari opportunità. Certo. Avremo Anna Protopapa, delegata dell'Associazione Gens Nova, ci sarò io, e avremo una serata importante presentata dal nostro Paolo Montanari, che ringrazio ancora per questo momento così importante di oggi, che ci ha messo appunto in collegamento. E beh, non sarà mica l'unico, perché adesso piano piano, quando vorrei tornare, non c'è problema. Sei troppo gentile. E quindi questa serata, che vuole essere appunto una serata di prevenzione, perché i campanelli di allarme presenti nelle relazioni tossiche ci sono, dobbiamo insegnare, certo, alle donne a riconoscerli, e soprattutto dobbiamo far capire loro che certe cose non possono essere giustificate, cioè anche solo uno spintone sembra niente, però con l'amore non c'entra, no? E allora dobbiamo insegnare loro che al primo campanellino bisogna chiedere aiuto, e sono diversi i campanelli d'allarme, quindi sarà l'occasione anche quella serata per poterne parlare a 360 gradi, quindi siete i benvenuti. Molto bene, io ti ringrazio Maria Rosaria, speriamo di vederci presto per un'altra ospitata. Grazie. Vado in musica, chiedo già perdono al mio prossimo ospite che sarà in collegamento, perché sono un po' in ritardo. Mandiamo la canzone, pubblicità, e poi rientriamo con Nima Show. Grazie ancora. Grazie a te. Figurati. Grazie mille. Buona giornata. In viaggio con Nima ti porta in Basilicata dal 19 al 26 giugno presso i Giardini d'Oriente Resort di Nova Siri, Matera. Viaggio in Pullman Gran Turismo, trattamento in pensione completa con bevande e pasti, serate danzanti con ospiti, 680 euro a persona. Info e prenotazioni, Agenzia Viaggi Porto Franco, 0522 9020 54 9020 19, oppure 0521 06 14 12. Ehi, non hai ancora prenotato? Il camping Le Fonti è situato nel cuore dell'Appennino reggiano, a 1000 metri sul livello del mare. È un'ottima base per escursionisti, oltre che un luogo di riposo sereno e tranquillo tra la natura incontaminata. Il campeggio gode di una vastissima area per camper e tende, oltre che tanti accoglienti bungalow. A vostra disposizione anche un centro benessere con idromassaggio, piscina, grotta del sale con vero sale dell'Himalaya e bagno turco. Durante tutto l'anno creiamo eventi a tema grazie a uno staff di animatori professionali. Il Camping Le Fonti ti aspetta a Cervarezza Terme. È stato un peccato, peccato mortale. Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, Mare Mare, Stella del Nord, Un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Ultimissime novità, Peccato Mortale e Ballando con Maio. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live contattaci al 393 1912 091. Ed eccoci di nuovo in diretta, salutata la nostra ospite di questa mattina, Maria Rosaria Palmigiano, che tornerà a breve, me l'ha promesso. Voglio, prima di presentare il prossimo ospite, che ormai è la rubrica è sempre presente ogni settimana, fa parte un po' della nostra trasmissione, direi. Voglio salutare l'amica Vanna Turci, che scrive buon mercoledì a te, alla tua ospite e a tutti i sintonizzati. Sono carica, fatto controllo in radioterapia, va tutto bene. Grande Vanna, mi fa piacere. La nostra Dora, Nicola, vorrei una dedica a mio fratello Piero, oggi è il suo compleanno e lo festeggia in cielo. Se riesci, Rondine Bianca della Lanteri, era una sua preferita, grazie mille. Cerco di accontentarti, Dora. Poi c'è Fiorenza, buon mercoledì Nicola, a te e alla simpaticissima e bravissima dottoressa Maria Rosaria Palmigiano. Arriva anche dalle Marche l'amica Perla. Buongiorno a tutti voi, argomento delicato, vi assicuro che si camuffano molto bene dietro ad un fare gentile educato e dietro anche ad una divisa indossata per anni.
e che dovrebbe sempre e comunque difendere le donne. Non è così, purtroppo. Buon mercoledì a te, Nicola, a tutti gli amici, alla bravissima dottoressa Maria Rosaria Parmigiano, sempre Fiorenza, è arrivata anche Romina. Buongiorno a te, Nicola, alla dottoressa Maria Rosaria, grande donna e professionista. Tornerà a trovarci, ma in questo momento vado a dare il nostro benvenuto a Nicola Scilitani di InVeritasPress.it. Buongiorno, Nicola. Buongiorno Nicola a te, buongiorno a tutti e auguri a Piero. È d'obbligo. Eh beh, ci mancherebbe, assolutamente. Tra poco cerco la canzone d'ora. Partiamo con le notizie di quest'oggi. Caro Nicola, prima mi permettevo di portarti i saluti della tua prima cantante collaboratrice, Cristina Sgarbanti, che ho avuto modo di incontrare ieri per realizzare un articolo per il nostro sito di informazione. Ho visto le immagini, mi ha fatto piacere vedervi insieme. Sì, Cristina mi ha dato una mano sia nel piano bar che all'inizio della mia carriera con l'orchestra. Mi ha raccontato certe cosine di te, molto belle. Ma molto piccanti, belle. Piccanti assolutamente no. Tranquillamente, anche perché... la tua professionalità. Assolutamente, no? C'è stato sempre un grande rispetto. Assolutamente. No, dai, sto scherzando, ci mancherebbe. Andiamo con la prima notizia. L'India ferma l'esportazione del grano a causa delle difficili condizioni climatiche. Eh sì, in effetti l'India produce meno grano in questo periodo proprio a causa dei problemi meteorologici e soprattutto del caldo. E per questo ha deciso di fermarne l'esportazione. Infatti ho sentito notizie che stanno dando le temperature fino a 50 gradi, se non sbaglio. Eh sì, infatti la situazione è al collasso dal punto di vista dell'agricoltura e il governo guidato dal primo ministro Narendra Modi, considerando che l'India è il secondo produttore mondiale di grano, pensate che a marzo aveva venduto all'estero 7 milioni di tonnellate, ha deciso di fermare proprio l'esportazione del grano per continuare a garantire il fabbisogno di 1,4 milioni di persone. L'Europa a questo punto si interroga, ci troveremo ancora di più in difficoltà, visto già il problema degli approvvigionamenti dovuto alla guerra tra Ucraina e Russia e alla situazione Covid che purtroppo stanno vivendo in Cina. A confermarlo sono anche i vertici del G7. Che temono una crisi del mercato ancora maggiore. La Coldiretti, invece, leggermente più cauta, nonostante l'Italia non abbia importato in modo diretto dall'India, teme però che ci potrebbe essere un aumento dell'inflazione, pari a 6,1% nell'Eurozona, con un taglio della crescita del PIL. E, notizia a parte, sappiate che sta continuando di nuovo ad aumentare il gas, il diesel, la benzina in generale, il carburante sta continuando ad aumentare nuovamente. Ma qua la situazione veramente diventa assolutamente difficile, veramente. E poi tra l'altro sappiamo, no, che dall'Ucraina arrivava tanto grano e in più ci mette pure l'India con questo problema. Non mangeremo più pasta, i carboidrati dovremmo dire addio. Beh, qualcuno sarà contento, no? Perché c'è chi... Io farò dieta. Assolutamente. Allora, andiamo con la musica. Ho cercato la canzone neanche a farla apposta. Rondine Bianca, cara Dora, e la dedichiamo a tuo fratello Piero in questo caso, l'aveva cantata proprio Marianna Lanteri durante un'ospitata di un carnevale che avevamo fatto io e Ivana al Sesac di Cerezzola. E qui te la voglio dedicare a tuo fratello Piero. Eccola qua. Eccoci qua, siamo rientrati e c'è un messaggio di Dora che dice, sono molto curioso, chissà davvero, grazie mille Nicola, molto probabile ci fosse anche lui, quando era nei paraggi andava a sentire Marianna, quasi sicuramente, guarda, buona giornata Nicola, mi puoi far ascoltare Artista di Strada, la dedico ad Antonio e famiglia da parte di Franco delle Marche. Arriva anche Roberta, buongiorno carissimo e meraviglioso Nicola, buon mercoledì, grazie per la stupenda compagnia con tanta meravigliosa musica, ma non solo, perché io ci tengo, come avete visto già da stamattina,
da le varie puntate del Nima Show, non mi piace parlare solo di musica, ma voglio parlare anche, essere aggiornato con le informazioni, così facciamo con l'amico Nicola Scilitani e quando riesce l'amica Chiara Corradi del Parmense, perché in un periodo di campagna elettorale praticamente è impossibile trovarla, però ci tengo anche a fare informazione. E questa mattina c'era anche l'angolo con la psicologa che si parlava della, contro la violenza sulle donne. Allora andiamo con la seconda notizia, Nicola. Parliamo di rissa a colpi di casco sulla spiaggia con i bagnanti che incitano alla violenza. Ma come si può? Cioè... Sì, il caldo inizia a fare brutti scherzi. Esatto. I temi caldi sono deleteri. Questo, questa notizia e questo avvenimento è accaduto in Campania. E in poche parole è successo che due persone hanno iniziato a litigare sulle spiagge di Posillipo. Ho visto qualche immagine, perché è stato pubblicato anche un video sui social. Sì, sì. Hanno iniziato a colpirsi a colpi di casco, schiaffi, pugni, di tutto e di più. Incuranti anche di bambini e famiglie che, vista la bella giornata di sole, stavano prendendo... Non un grande esempio, direi, ecco. Non un grande esempio, qualcuno ha registrato il video che è finito sui social, è diventato virale, qualcun altro che era lì come spettatore e guardava un po' quello che succedeva, incitava addirittura ad aumentare la violenza. Addirittura hanno parlato con uno delle due persone chiedendo di affogare l'altro, roba folle, una situazione inaccettabile che ha mandato su tutte le furie un consigliere regionale, Francesco Emilio Borrelli. È una situazione che onestamente mi lascia allibito, perché insomma l'umanità non dovrebbe reagire così quando ci sono queste situazioni così violente, ecco. Guarda, ormai non riusciamo più a capire dove sta la normalità, cioè cose che non si dovrebbero vedere neanche nei film a momenti, stanno succedendo qui nella realtà. Andiamo avanti. In tutta Italia, dicevo, poi in tutta Italia, non è che si vedono soltanto a sud. No, assolutamente. Perché... Anche a Nord Italia, cioè in centro. Certo, assolutamente. Il caldo dà la testa, come dicevi tu, caro. Andiamo in musica e accontentiamo l'amico Franco delle Marche per Antonio e Famiglia, arriva Artista di Strada, questa volta la canto io, eccola qua. E questa era Artista di Strada, sempre bella questa canzone, e ne approfitto per rinnovare la dedica all'amica Antonia e Famiglia da parte di Franco. Ultima notizia, anche questa l'ho vista sui social e mi sono fatto una risata perché sembra quasi ne ha dell'impossibile. Firenze paga un caffè 2 euro, chiama i vigili e fa multare il bar. Un decaffeinato, se non sbaglio. Sì, anche questa è una notizia curiosa che ha fatto clamore. Un bar di Firenze è stato sanzionato dalla polizia locale per non aver esposto al bancone il prezzo di una tazzina di caffè. Però c'è qualcosa ancora da dire in merito, non è proprio così. Tutto è iniziato quando un cliente, al momento di pagare il caffè, si è alterato per il costo troppo elevato, ossia 2 euro. Il gestore ha cercato di spiegare che si sarebbe trattato di un decaffeinato, ma l'avventore non ha accettato giustificazioni. Il bar multato è una famosa caffetteria chiamata Ditta Artigianale, nota per essere stata più volte campione italiana di caffè. Esatto. Su Facebook il titolare dell'attività, Francesco Sanapo, ha scritto un post che con tutto ciò che le caffetterie vendono è impensabile avere un listino completo di tutti i prezzi, aggiungendo che il caffè servito al cliente era stato fatto con professionalità dai suoi baristi e che si trattava, pensate, di una miscela ricavata da una piantagione messicana. Quindi era una miscela parecchio costosa. Particolare, di qualità alta, sì. Assolutamente. A me sembra strano che comunque un vigile urbano vada a dare una multa di 1000 euro per questo. Cioè... Sì, però diciamo che la multa non è stata fatta
lista per il caffè di per sé, ma per la mancanza dell'esposizione. Per la mancanza dell'esposizione della lista del listino prezzi sul bancone. Beh, vabbè, in alcuni casi può capitare anche che quando si va a fare un aperitivo ti sparano dei prezzi, non sempre sono esposti i prezzi, ti sparano dei prezzi esorbitanti. Comunque, questo, dai, ogni tanto diamo anche delle notizie che fanno sorridere, sì, noi. Per cercare ogni tanto di drammatizzare. Sì, esatto, che fanno sorridere noi, stavo dicendo, ma non il barista in questo caso, mi dispiace. E quale canzone più adatta per questa situazione? Arriva proprio un brano dal titolo Caffè. Ciao Nicola, grazie mille. Ciao a tutti, salve, grazie. Per ciao, 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 ciao. In viaggio con Nima ti porta in Basilicata dal 19 al 26 giugno presso i Giardini d'Oriente Resort di Nova Siri, Matera. Viaggio in pullman Gran Turismo, trattamento in pensione completa con bevande e pasti, serate danzanti con ospiti, 680 euro a persona. Info e prenotazioni, Agenzia Viaggi Porto Franco 0522 9020 54 9020 19 oppure 0521 06 14 12. Ehi, non hai ancora prenotato? Il camping Le Fonti è situato nel cuore dell'Appennino reggiano, a 1000 metri sul livello del mare. È un'ottima base per escursionisti, oltre che un luogo di riposo sereno e tranquillo tra la natura incontaminata. Il campeggio gode di una vastissima area per camper e tende, oltre che tanti accoglienti bungalow. A vostra disposizione anche un centro benessere con idromassaggio, piscina, grotta del sale con vero sale dell'Himalaya e bagno turco. Durante tutto l'anno creiamo eventi a tema grazie a uno staff di animatori professionali. Il camping Le Fonti ti aspetta a Cervarezza Terme. È stato un peccato, peccato mortale. Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, Mare Mare, Stella del Nord, Un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Ultimissime novità, Peccato Mortale e Ballando con Maio. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live contattaci al 393 1912 091. Canta storie, canzone di Anna Maria Allegretti. Andiamo a salutare altri amici che sono arrivati. Ne approfitto per dare il benvenuto in trasmissione all'Antonio Albano tramite il suo messaggio. Ciao Nicola, un saluto a te e al tuo gradito ospite. È il messaggio del nostro Antonio. Allora, poi c'è Franco e Antonia che si salutano a vicenda. Grazie Franco, un abbraccio da parte nostra. E Franco invece saluta anche Romina e Perla, tutto il pubblico presente delle Marche. Bene, allora, visto che è arrivato Antonio, ero già pronto con la pubblicità del nostro locale partner, che è il del Tulipano, dove siamo stati domenica, un bellissimo pomeriggio, anche se caldo, se ne prospetterà un altro, con la musica di Vincenzo Serra. Ed ecco qua la slide, domenica 22. Dalle ore 15.30 troverete il Vincenzo Serra Trio, via Bonomi 23 a Parma, l'indirizzo dove trovate il Tulipano. Info prenota al 345 98 799 32. Vi ricordo che la prenotazione non è obbligatoria. Ci andiamo ad ascoltare non Vincenzo Serra, ma il suo collega Paolo in questa bellissima canzone dal titolo Bella Signora. Eccola qua, che non è quella di Gianni Morandi, è una loro composizione. Allora, ricordatevi l'appuntamento di domenica al Tulipano di Parma. Io vi ricordo ancora una volta, scusate, il nostro appuntamento di sabato sera al Centro Sociale di Medesano, con musiche e balli con Nicola Marchese, Monica e Maio, ovviamente però in occasione della festa Parma Danza 2022. Vi aspettiamo numerosi, ci andiamo ad ascoltare un brano del nostro Maio. Eccolo qua che arriva in questo preciso istante, se riesco a trovarlo, perché il bello della diretta è anche questo.
non essere pronti al momento giusto, perché stavo leggendo una notizia. Portate pazienza, arriva Oasi, dai, ci andiamo ad ascoltare questa bellissima cumbia in onore all'amico Andrea Bonifazi. Maio, per voi. In viaggio con Nima ti porta in Basilicata dal 19 al 26 giugno presso i Giardini d'Oriente Resort di Nova Siri, Matera. Viaggio in Pullman Gran Turismo, trattamento in pensione completa con bevande e pasti, serate danzanti con ospiti, 680 euro a persona. Info e prenotazioni, Agenzia Viaggi Porto Franco, 0522 9020 54 9020 19 oppure 0521 06 14 12. Ehi, non hai ancora prenotato? Che bella canzone cantata da Katia Bagutti, Questo sei per me, una novità, dai, arrivata tramite email e ne ho approfittato per farvela gustare. Voglio andare a dedicare una canzone alla mia amica Dora, visto che è presente dall'inizio della puntata. Abbiamo dedicato al tuo fratello Piero la canzone di Marianne Lanteri, ma per te arrivano Gli occhi profondi di Diego Zamboni. A proposito d'ora, mamma mia che bontà quella torta, ce n'è rimasta ancora un po', dobbiamo finirla, ma è la fine del mondo, prima o poi ti voglio qui ospite in cucina con Maio, chissà cosa mi combinano, chissà. Bellissima questa canzone e nel frattempo risponde Dora che dice grazie Nicola per Zamboni, poi mi fa piacere che ti sia piaciuta la torta. Sì, se vengo io con Maio sei a posto anche tu, lo so, ma organizziamo, sapete che io quando lancio la sfida dovete assolutamente coglierla al volo. Un saluto, un caro saluto a Franco e agli amici marchigiani da parte di Romina Censi e andiamo a fare gli auguri di buon compleanno a un amico e collega che tanto tempo fa aveva l'orchestra anche lui, ma che poi decise dopo 10 anni di attività di chiudere l'orchestra e di dedicarsi alla vita da solista, da trasformista, con grandi serate, grande calendario lo aspetta quest'estate. E facciamo a lui un grande in bocca al lupo, e sto parlando proprio di Manuel Comelli, che oggi compie gli anni, ben 44, non lo sapevo che avesse un anno in più di me, il bel tenebroso, eccolo qua, l'amico Manuel Comelli. Ce l'andiamo ad ascoltare in questo brano dal titolo Careless Whisper, e poi facciamo in tempo a salutarci dopo, ok? Registrato proprio qui nei studi della Nima Radio TV, eccolo. Ed eccoci qua per un gran finale, vi voglio ricordare, come vedete qui sopra in sovraimpressione, la replica alle ore 16 sempre qui sulla Nima Radio TV, e che dire, vi voglio salutare ma non prima di leggere gli messaggi che sono arrivati. Augurissimi a Manuel Comelli da parte della nostra Dora, lui è conosciuto da Canali, simpaticissimo, è vero, perché è stato ospite in qualche serata di Canali. Perla Grigio, molto bravo Comelli, carismatico, gli scorre arte nelle vene. E allora quando leggete da qualche parte il nome di Manuel Comelli, andate pure a gustarvi una sua bella serata. È tanto tempo che io gli ho promesso che lo andrò a trovare, riuscirò prima o poi ad andarlo a trovare. Saluto i miei ospiti di quest'oggi e vedo proprio collegata la psicologa Maria Rosaria Palmigiano. Grazie di essere stata qui in nostra compagnia, saluto anche Nicola Celitani per quanto riguarda l'informazione e poi in chiusura vado a leggere l'ultimo messaggio. Ciao Nicola, Marchese, volevamo fare gli auguri per i loro 47 anni di anniversario di matrimonio ai nostri genitori Tiziana e Francesco e dedicargli una canzone. Un bacio alle figlie Daniela e Nicoletta De Plano. Purtroppo sono in chiusura, ma domani sicuramente farò la canzone per loro, ok? Saluto anche Maria Rosaria che mi ha risposto grazie a te. Sigla signori, perché sono in ritardo, dov'è la sigla? Eccola qua, bye bye, a domani con la cucina di maionese.